Sono Neri Marcorè e ho letto Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari per Emons Audiolibri. Il gatto professore. Un gatto di nome Valentino voleva insegnare l'inglese a un topolino. Preparò la grammatica, il formaggio nella trappola e si mise ad aspettare che il tipo ci venisse a cascare. E intanto che aspettava, cantava e ricantava: Topolino, corri in fretta, la lingua inglese è qui che ti aspetta. Il topolino squittì e rispose così: Non posso venire, parola d'onore, mi piace la lingua, ma non il professore. Rodari ovviamente mi fa ricordare degli anni delle elementari. Rodari credo sia un bacino dal quale pescano tutte le maestre, penso che appunto continuino a farlo, i miei figli conoscono Rodari, io ricordo proprio della mia maestra che Rodari ce lo faceva leggere, insomma scrivere, trascrivere. E ha un modo così, così bello, fantasioso di giocare con le parole, con le rime, di creare delle immagini, di suggestionare, insomma, soprattutto quando si è bambini, ma è efficace anche in altre età, insomma, io resto comunque sbalordito di fronte alla sua enorme fantasia, la capacità appunto di inventare storie diverse. Si notano anche delle ricorrenze, degli schemi che ricorrono, però ogni volta la sorpresa finale è divertente, insomma, ed è diversa da quelle prima. Quindi penso sia un ottimo allenamento anche per tutti quelli che magari si vogliono divertire a comporre canzoni o poesie giocose, ma ecco, soprattutto, ripeto, resto ammirato dalla sua capacità di inventare storie. Rodari è molto, si presta molto a essere letto perché poi è musica, insomma, le filastrocche sono fatte di rime, di assonanze, di metriche, quindi è quasi come cantare una canzone. Quindi sì, è un autore che si fa leggere molto bene. Carnevale. C'era una volta un cappello senza testa. Passeggiava sul corso in un giorno di festa. Oltre che senza testa, era anche senza pancia. Senza piedi e senza mani, passeggiava in corso Francia. La gente lo chiacchierava. È scappato dalla vetrina! Certo, è un cappello ladro! Portatelo in guardina! Calma, disse il cappello. Oggi ogni scherzo vale. Molta gente va in giro senza testa anche quando non è carnevale. Gli audiolibri sono uno strumento molto, molto utile perché tante volte si dice che non abbiamo tempo per leggere i libri, insomma, oppure lo si fa soltanto la sera quando si è stanchi e quindi ci si addormenta. L'audiolibro può sostituire, soprattutto per le persone che magari passano tanto tempo in macchina, ecco, la lettura in casa e quindi può essere uno strumento molto utile per leggere quello che non si leggerebbe, insomma, sicuramente il tempo è minore rispetto a quello che occorrerebbe per leggere il libro, appunto, per conto proprio. È ovvio che c'è il vantaggio e lo svantaggio di qualcun altro che legge per te. È un po' come tornare magari bambini quando i genitori leggevano le storie, insomma, per noi. E potevano farlo bene o male, quindi si può apprezzare un lettore rispetto a un altro, ma insomma, poi l'offerta è talmente vasta che insomma, se un attore o un'attrice, insomma, non ci stanno simpatici, possiamo sceglierne tranquillamente altri.